Claudio Casadio, presidente della provincia di Ravenna, faentino, in politica da tanti anni, ci siamo conosciuti all'inizio degli anni 90, quando tu eri capogruppo in consiglio comunale, e in questi oltre 20 anni di attività politica hai mostrato spesso sensibilità, spesso autorevolezza. E quanto occorre dedicare a questo mestiere del tempo, dell'impegno, e quanto è faticoso? Ma intanto io ho avuto l'opportunità di vivere la politica in prima persona nella parte dell'amministrazione, che è la parte più operativa, perché ti confronti quotidianamente con la necessità di concretezza, perché la comunità giustamente esige risposte, i problemi ci sono e vanno affrontati, e a questi problemi e alle prospettive della comunità, se possibile, devi dare soluzioni, devi dare gambe. Quindi è ovvio che c'è un tema di concretezza, che è quello, credo, che rende la politica locale più in grado di stare vicina, quando riesce a farlo, alle sensibilità delle persone e ai problemi delle persone, perché vive insieme a loro. Ecco, quindi questo è stata, da questo punto di vista, credo, un'opportunità, perché la politica ha bisogno di rimanere ancorata alla realtà. Certo, deve avere delle visioni, soprattutto quando si governa un paese, uno Stato, bisogna avere anche il senso della prospettiva grande del tuo paese. Però se sleghi questo dalla concretezza, e più ci si allontana dalla vita delle persone, delle aziende, più il rischio si corre, ecco che la politica diventa qualcosa d'altro, qualcosa che le persone, i cittadini sentono sempre più distante, con i problemi che inevitabilmente si creano, soprattutto in un momento come questo, dove la crisi economica rende più drammatico inevitabilmente il rapporto con la politica. Ritieni di essere un decisionista o un politico che si dedica più all'ascolto che alla presa di posizione? Ma io credo che per decidere bisogna ascoltare, e che la decisione senza ascolto rischia di essere una decisione solitaria, e l'ascolto senza poi decidere rischia di essere inutile. Quindi alla fine, soprattutto nei ruoli di responsabilità, e quando si governa da una comunità piccola a una grande, le responsabilità ci sono, non ci si può esimere dal decidere. Anche perché quando poi le cose non si decidono, sono comunque decisioni che non fanno nulla, ma anche il non far nulla ha delle conseguenze. Quindi io credo che alla fine, in tempi ragionevoli, perché il mondo è cambiato molto e quindi tutto il mondo viaggia in tempo reale, quindi si ascolta, ma non si può decidere mettendoci degli anni. Bisogna ascoltare, ma bisogna, questa almeno è la mia opinione, anche a un certo punto saper decidere e assumersene la responsabilità. Ecco, certo nel farlo si sbaglia, perché è impossibile che le tue decisioni siano tutte giuste, ma il non decidere mai è l'errore più grande. Ecco, questa è un po' la mia filosofia. Fra i temi, diciamo, più d'attualità in questo periodo ci sono i problemi legati al servizio sanitario. Noi non possiamo dire di vivere in una realtà che, confrontata con altre, abbia da lamentarsi troppo sotto questo profilo. Però cosa possiamo fare per andare ancora di più verso le esigenze degli utenti e dei cittadini? Dunque, noi abbiamo un servizio sanitario riconosciuto di grande qualità, riconosciuto in Italia, parlo di quello dell'Emilia Romagna in generale, è riconosciuto in Italia ed è riconosciuto anche all'estero. Basta vedere un dato oggettivo, che è l'aspettativa di vita, per capire che questa è una delle zone dove si vive più a lungo nel mondo. Questo qualche legame con la qualità del servizio sanitario ce l'ha sicuramente. Ecco, quello che dobbiamo fare è capire che per migliorare la sanità bisogna correre dietro alle trasformazioni che anche in questo campo ci sono, che producono
innovazioni e producono soprattutto tecnologie sempre più sofisticate. Per tenere insieme queste tecnologie ci vuole una massa critica che riesca a supportarle, quindi ci vuole un certo numero di utenti. Quello che possiamo fare qui a Ravenna e nel resto della Romagna è lavorare insieme, perché 1.100.000 abitanti, che sono gli abitanti della Romagna, possono permettersi oggi la massima parte delle nuove tecnologie, anche le più sofisticate. Certo, non possiamo pensare di avere a Ravenna, Faenza, Cesena, Forlì tutte le migliori tecnologie e diffuse dappertutto, anche perché hanno bisogno appunto di questa massa critica. Ma se ci mettiamo assieme, se lavoriamo assieme, noi possiamo permetterci di avere anche la sanità del domani, le risposte più sofisticate vicino a casa. Questo è, credo, il salto di qualità che deve fare la Romagna, perché solo con l'integrazione noi ci permetteremo i miglioramenti. E faccio questo ragionamento non solo, anzi non tanto, perché c'è una crisi che ci costringe a risparmiare, quindi a razionalizzare. Questo ragionamento sul livello qualitativo nuovo della sanità noi dobbiamo farlo comunque, e lo possiamo fare solo con le politiche di integrazione. Certo, più ci concentriamo sulla grande qualità, che andrà ovviamente concentrata, poi in Romagna bisognerà farlo un po' in un posto e un po' in un altro, perché non si può pensare di avere un punto di riferimento unico in una realtà così policentrica. Più facciamo questo, più dobbiamo dare risalto alla medicina sul territorio, quindi anche a un nuovo ruolo dei medici di base. Ecco, questa è un po' la duplice scommessa che abbiamo di fronte. Concentrazione per le grandi specialità, che così le avremo anziché a Milano o in giro per l'Europa, anche vicino a casa, e diffusione della medicina di base, che può risolvere gran parte delle problematiche dei nostri cittadini. E mens sana in corpore sano, tu per mantenere così attivo il tuo fisico ti alleni, fai qualche attività sportiva, ricordo di averti visto con la bici, con la racchetta in mano, stai continuando a tenerti in forma? Beh, io credo che l'attività psicomotoria, lo sport, sia anche uno degli elementi di prevenzione, visto che abbiamo appena parlato di sanità, e credo che debbano farlo tutti nei limiti del possibile. Tra l'altro ci sono attività sportive, penso alla bicicletta, che voglio dire si può fare a tutte le età, infatti fortunatamente si vedono in giro persone giovani ma anche già avanti con gli anni che si muovono appunto in bicicletta. Tra l'altro abbiamo un territorio magnifico, dico la bicicletta perché a me piace in particolare, ma credo che una sana attività fisica sia uno degli elementi che danno qualità alla vita, e quindi dando qualità alla vita aiutano anche in quel concetto che noi da anni cerchiamo di portare avanti, dico noi come comunità, che è quello della prevenzione, perché per tante patologie una vita sana, un'alimentazione sana, il giusto movimento sono più utili delle cure che vengono dopo, quando le patologie si sviluppano. Quindi a me piace muovermi, ma credo che sia utile per tutti. Un'ultima cosa che può essere molto interessante per gli utenti di FaenzaNet: viviamo in Italia un periodo di grande riflessione, di grande attenzione da parte dell'opinione pubblica sulla credibilità della politica, sulla capacità della politica italiana di essere vicina ai problemi e vicina alla gente. Qual è il tuo pensiero su questo tema? Appartiene ad un partito che è radicato sul territorio nazionale e che ha sempre dato grande importanza alla propria base. Dici la tua. Ma questo è un momento complicato, lo dicevo all'inizio, in un passaggio la crisi economica accentua questa complicazione, perché quando le società sono, diciamo, in una fase di benessere economico, le economie floride eccetera,
si pone meno attenzione a certi aspetti al rapporto con la politica. Quando le cose vanno male, inevitabilmente e giustamente le responsabilità politiche sono al centro dell'attenzione, quindi c'è l'esigenza, che c'è sempre, ma in questi casi diventa ancora più evidente, della correttezza dei comportamenti, della sobrietà, perché credo che una certa sobrietà sia sempre utile. La correttezza dei comportamenti, io credo che ciascuno debba imporsela nei propri gruppi di riferimento, parlo anche dei partiti, dandosi delle regole che siano efficaci non tanto nell'eliminare problematiche che esistono da quando esiste il mondo, perché se uno legge le storie egiziane di millenni fa, c'erano i temi appunto della corruzione del pubblico ufficiale, quindi vuol dire che sono temi che nella società sono presenti. Noi dobbiamo ed è necessario parlare dei mali dell'Italia, che sono spesso in questo settore più ampi degli altri paesi, però vediamo anche in questi giorni anche paesi vicino a noi che stanno vivendo situazioni molto complicate da questo punto di vista. Bisogna darsi, a partire dai gruppi associati, perché è ovvio che lo Stato deve darsi delle regole severe e precise su questo campo, ma bisogna partire dai propri gruppi di riferimento. Io credo che bisogna che i gruppi politici, ad esempio, cioè i partiti o i movimenti, si diano regole che affrontano questo tema e cerchino di essere trasparenti su questi aspetti. Pensare di rendere oneste le persone per decreto è impossibile, però io credo che sulle regole si possa e si debba lavorare molto. Forse su questo la politica in Italia ha dormito troppo, insieme a un altro aspetto, perché non possiamo non sottolineare come accanto al tema della corruzione c'è anche il tema dei costi della politica, e purtroppo gli scandali a volte fanno pensare che la politica è meglio, sia meglio eliminarla, perché è un costo eccessivo. In realtà la democrazia è il meno peggio dei sistemi che finora si sono provati nel mondo, e la democrazia ha inevitabilmente dei costi, se non altro perché per essere veramente democratico un paese deve dare l'opportunità a tutti i suoi cittadini di partecipare alla vita politica quando ne sentono l'esigenza, ne hanno voglia, ne hanno la disponibilità, e quindi un certo costo la democrazia ce l'ha. Dobbiamo evitare di pensare che gli scandali che vediamo siano il costo della politica, non sono questi. Questi sono il costo del malaffare o della corruzione, che, ripeto, va contrastata con le norme e va contrastata a partire dai propri codici deontologici, e su questo si può lavorare. Grazie e buon lavoro.